fuck I got. Yeah. Oh, fuck I got. Don't get my juju ball when I find a ghost. Yeah, yeah. I wanna fuck a ghost. It's a midnight train. Yeah, so fuck a ghost. Don't make me feel like shit. Wanna be your exit boy and under the blood red sky. The people killing dogs are right. Yeah. Alright, yeah. When wolves lick my bone, don't get my juju bone. When mother killed a dog on riot, I am a juju bone. When I found a ghost, yeah, oh, what the fuck I got. When I kill that dog, we flow to the sea of night. The seals travel with its waves. Polish of destruction. We flow again in the sea of night. Taxi legs again, now tethered to the fields. We see the winds of death. We can't live it today. Feel so lonely on this sea. The sails rattle with his waves. So fuck Green Hill when I kill the dog. So fuck Green Hill when I brought the bomb. Seals of the blues on riot. If you wanna be free, place chains in the silver world. If you wanna be it all, cause all the water the wall. If they wanna be evil, it's you're the one, you're the one.
Dankeschön. Questa era Fuck a God. Che significa dillo. Avere sesso con una caprina alla caprina. Ok. E questa è presente in più anche Nobi. È uno dei pochi pezzi incazzati che ho su questo disco. In realtà ne sono tre incazzate. Qua ci muove un bel fuck Green Hill. Lo sapete benissimo cos'è Green Hill, che cosa combina. Quindi, un po' preso dalla foga, ho detto vabbè, ce la mollo, fuck Green Hill, capito? Dove spighettico fa Green Hill, dove ammazzano i cani, fuck Green Hill, dove rompono le ossa. Ai cani, alle persone. E questo è il primo pezzo del disco, un po' più allegro, un po' più solare, un po' più nerd. Poi sentirete un po' perché, magari nel testo, se capite un po' l'inglese. Si chiama She Believes in Zodiac, che vuol dire lei crede nello zodiaco. Ed è dedicata a delle ragazze che stasera non ci sono, e a questo punto, sì. Fuck a lot. A parte Fuck a God, che l'ho voluta fare subito, questa Fuck a God veniva dopo questa che ho fatto adesso. Dopo Fuck a God c'è questo pezzo qua che si chiama No Culture, che già il titolo dice tutto, perché non c'è cultura a parte piccoli posti come K
dove c'è molta cultura e molto cura. Cura, pensi, dice. Ok, infatti Cicati c'ha ragione. Ok, questa è una caccia. La cosa che dico sempre è che il musicista passa più il tempo ad accordare che a suonare effettivamente. Noi siamo fra di noi, quindi può capitare che schiscio, capito? Cos'era quel rumore? Si fa 3D. Ho portato un po' di vino, un po' di piena presi. Ce ne aspettano. Perché? Dai. Ci sta arrivando bene. Ok. Io mi sono scocciato. Aspetta il bello, quindi. Vai. Aspetta, facciamo. Cioè, qual è la differenza fra un uomo ed un cavallo? Quale potrebbe essere?
questa chitarra l'ho registrato, quindi così come lo sentite qua, lo sentirete anche nel disco, se deciderete di prenderla, insieme a qualche multiproprietà a Monte Carlo, quindi... Dentro dello stesso. Allora, ciao frate, capo, buonasera. Mamma, il lavoro non può in inglese e si chiama End Reaper, che praticamente vuol dire io sono il mietitore, inteso come morte, come spiego sempre. Praticamente sono certe situazioni in cui vedo della gente che già si è realizzata, che ha una vita propria, io mi sento come morto dentro e di cui mi sento la morte, anche se non sono la morte. Quindi vedo un po' queste situazioni e mi deprimo un po', e la depressione invece di farmi scazzare dice va, pila chitarra, faccio un brano, capì? Ci scazzo sopra e passo la paura. Questa è End Reaper. Frate, ti sei verso Faccagot. Che cosa vi faccio? Wake in the
Pensiero e subito dopo lo puoi condividere, quindi questo è il divano dorato. Senza censura. Il modo con cui ci guardi e ci fai sentire una merda. Per tutte quelle volte che avrei voluto cambiare.
vita chi sa fa le cose veramente, cosa me ne può fregare se tu fai meglio di me e lo rinfacciate come se fosse anormale. Di strofe, ma va bene, dai. Infatti, se l'ha perso tutto, capito? A chi era dedicata questa? Giusti, puoi spegnere la telecamera un attimo? Io anche Nobi. Con l'ultimo pezzo che conclude il disco. Anche questo è un bel pezzo, un po' forte nelle parole, però sotto sotto ha un'anima tenera, perché parla di me stesso, di quello che provo, poi in generale, poi come tutti i miei pezzi, e devo pensare a cosa dire, quindi questa si chiama Masochista e prima la catastrofe, parla un po' del mio rapporto un po' con le ragazze, con la gente che vedo in giro, e la gente dice che faccio brutta la gente, ma non è vero, cioè io sono la persona più buona di sto mondo, però se mi fanno ingazzare cioè io capisco Fabio quando scrivo ogni tanto gli status, ma che è un negozio di scarpe quel, capì? ti capisco perfettamente, capi che c'è un'ignoranza in giro proprio allucinante, però bisogna andare avanti, sopportare, però tanti cazzi miei, quindi ci vuole. E poi mi piace da come è nato il pezzo, ma ve lo racconto. Io stavo a strimpella a cucire, capito? In camera, tranquillo, capito? Di, un po', capito? Poi entra mamma, se mi guardi, po', così, mi dico, vabbò. Mi sacca da, e cade, cazzi miei, così proprio, senti la registrazione da lei qua, capito? Che dico, e cade, cazzi miei. Per il testo era già bozzato, poi ho detto, ci manca qualcosa. Bel ritorno, allora che canti i cazzi miei. Ti ho detto, cazzo, può funzionare, speriamo, vediamo. Ok, questa è Masochista e prima la catastrofe. Ed è il pezzo che conclude Pio anche Nobi. Tanto me lo posso dire, quindi avete già sentito, quindi vi lascio con Canto i cazzi miei. E vorrei vederti come
faccio troppi trip. Immaginare ragazze che ti scazzano per baciarti, e cate cazzi miei, e cate cazzi miei, e cate cazzi miei, tu cate cazzi tuoi. Bonus track, questa la trovate in free download sulla pagina di SoundCloud dal titolo lungo Meanwhile in the Real World, però basta trovare Pio Wan Kenobi su Google, SoundCloud, ed esce la pagina. E questa l'ho scritta dopo che il disco era pubblicato, dopo ho detto me lo pubblico. C'è rimasto un pezzo fuori che ho composto la due giorni prima che lo pubblicavo, la registro volante e la pubblico sul sito. In italiano si chiama Ansia da prestazione e non c'entra niente con ansia da prestazione come potete pensare voi, più un'ansia capire di vivere, cioè essere tristi ma senza essere scazzati proprio totali, però avere un po' di disagio, però c'è sempre il sole, quindi sono diventato Richard Benson solo per voi. Santi e papi, morti ammazzati.
società. Andar via per dove non si sa. The dust mi sto così già 28 anni ahí. La arrivo a 60 sono prendo come lui diciamo tra un anno la verte, capì? Però senza Rexy. Ok, grazie, che te voglio pure si mangia della pizza, mamma mangia la scarpa. Questo è dedico a tutti gli assenti.